Nel precedente video vi ho parlato del Super Nintendo e di quanto sia felice che parte della sua libreria sia entrata a far parte dell'offerta gratuita di Nintendo Switch Online. Nel tessere le lodi di questa storica console mi sono accorto di aver compiuto un bel errore, anzi più che altro un'omissione significativa. Ho raccontato infatti di quanto i giochi della 16-bit Nintendo siano godibili tutt'oggi grazie ad un gameplay che non ha nulla da invidiare a produzioni recenti e una grafica in 2D che conserva il fascino di una pixel art mai veramente passata di moda. Ecco, questo è verissimo, ma basta farsi un giretto tra i 20 titoli presenti su Switch per rendersi conto che su Super Nintendo c'era spazio anche per il 3D. La casa di Kyoto approcciò in modo pionieristico la grafica poligonale e sebbene storicamente non fu certo la prima a proporre degli esperimenti in tre dimensioni, fu grazie alla popolarità del Super Nintendo e all'incredibile risultato ottenuto con Star Fox che Nintendo spianò la strada ad un nuovo modo di concepire il videogioco e i motori grafici. Io sono il Poro Michele e mi raccomando lascia un like e iscriviti al canale se questi approfondimenti storici ti piacciono. Il rapporto tra Super Nintendo e grafica tridimensionale si articola in due momenti ben distinti. Inizialmente tramite il Mode 7, modalità grafica di cui era munita la console, e in seguito con il chip SuperFX, processore grafico installato direttamente su alcune cartucce. Il Mode 7 era l'asso nella manica di Nintendo che ne fece uno dei punti di forza della campagna pubblicitaria dedicata alla sua nuova console. Lo SNES disponeva di 8 modalità grafiche, numerate da 0 a 7, per la visualizzazione dei livelli di background. L'ultimo, il Mode 7, consisteva in un unico livello di sfondo che poteva essere rapidamente ridimensionato e ruotato. La modalità, lo ripeto, era limitata esclusivamente al background e non coinvolgeva gli sprite. Questo era allo stesso tempo il suo punto di forza, perché consentiva operazioni di trasformazione senza appesantire la CPU, ma anche la sua più grande limitazione, proprio perché era escluso qualsiasi tipo di oggetto che non fosse integrato nello sfondo. Il punto è che tramite la combinazione di movimenti era possibile applicare un effetto di prospettiva che donava l'illusione della tridimensionalità, trasformando il livello dello sfondo in un piano orizzontale a due dimensioni che scambiava l'altezza con la profondità. Lo so, detto così sembra parecchio complicato, e in fondo lo è, ma vi garantisco che è molto più semplice da vedere che da spiegare. In ogni caso, se qualcuno volesse approfondire la tecnologia che c'è dietro a questo trucchetto utilizzato dagli sviluppatori dell'epoca, vi lascio in descrizione il link a un video molto esaustivo. Come vi ho già accennato, il finto 3D del Mode 7 è facilmente riconoscibile, anzi direi proprio che è l'elemento caratteristico della grafica di molti titoli SNES. L'effetto veniva utilizzato soprattutto nei racing game e nei JRPG quando si passava alla world map. Il Mode 7 infatti consentiva di ricreare l'illusione di un mondo sconfinato che si estendeva oltre l'orizzonte. La modalità divenne sempre più di uso comune e ne possiamo trovare esempi di utilizzo praticamente in tutti i generi videoludici approdati su Super Nintendo. Ma all'ambizioso Shigeru Miyamoto l'inganno del Mode 7 non bastava. Il papà di Mario e Zelda voleva iniziare a sperimentare seriamente con la tecnologia 3D, ma il Super Nintendo era incapace di tradurre in realtà le idee del game designer. I limiti tecnici della console spinsero Miyamoto e la Nintendo ad affidarsi a dei promettenti sviluppatori occidentali, i ragazzi della Argonaut Games, per dare vita al primo grande e immortale capolavoro in 3D su Super Nintendo. Quella di Star Fox fu una gestazione complicata, ma il risultato fu semplicemente incredibile e incontrò il favore di critica e pubblico. Un tale risultato, che sì, oggi non può che strappare un sorriso, fu raggiunto grazie alla creazione di un chip grafico, il SuperFX, presente all'interno della cartuccia di Star Fox. Questo faceva il lavoro sporco al posto del Super Nintendo, occupandosi della renderizzazione dei poligoni 3D e di avanzati effetti grafici in 2D. A conti fatti, il SuperFX era una vera e propria scheda video esterna che incrementava notevolmente le potenzialità grafiche dello SNES. Doom e Yoshi's Island utilizzarono addirittura la seconda e più potente versione del SuperFX per applicare anche agli sprite effetti di trasformazione, superando così definitivamente i limiti imposti dal Mode 7. Il problema del chip è che faceva aumentare notevolmente i costi di produzione per lo sviluppo dei titoli che ne usufruivano. Pochissimi giochi furono progettati per il SuperFX, rendendo quindi l'utilizzo della grafica poligonale su Super Nintendo una piccola anomalia decisamente avanti coi tempi.
Era ancora troppo presto per la consacrazione definitiva del 3D, ma la Nintendo anticipò di qualche anno quella che sarebbe stata la direzione dell'industria con l'avvento delle nuove generazioni di console. Altro motivo per cui il Super Nintendo rimane, a mio parere, una delle console più importanti di tutti i tempi. Prima di chiudere però, una piccola curiosità. Verso la fine della collaborazione tra Nintendo e Argonaut Games, la software house propose alla casa di Kyoto un pitch per un platform in 3D che avrebbe visto come protagonista Yoshi. Nintendo non assecondò Argonaut e preferì dare piena libertà creativa a Miyamoto e al suo team, che da lì a poco avrebbero creato Super Mario 64. Argonaut Games non cestinò totalmente il progetto, che dopo numerose peripezie vide la luce sotto il nome di Croc: Legend of the Gobos, storico platform per PlayStation, Saturn e PC, che vedeva come protagonista un simpatico e verdissimo coccodrillo. Yoshi, sei tu? Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se vorreste altri approfondimenti del genere e nel frattempo mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e giocate al Super Nintendo. Io sono il Poro Michele in 3D, ciao!